Esercizio numero 7 del file esercizi gruppi corrente elettrica. Due stufe a resistenza elettrica in parallelo alimentate da 220 volt assorbono potenze di 1100 watt e 2000 watt. Colleghiamole in serie, sempre a 220 volt. Quanta potenza assorbono insieme e ciascuna e quanta energia elettrica hanno consumato complessivamente dopo 5 ore di funzionamento in serie. Le due stufe resistenze elettriche in parallelo, le loro potenze, la differenza di potenziale è 220 volt. Le due stufe in serie, differenza di potenziale tra A e B sempre 220 volt. E queste P1' e P2' sono le nuove potenze dissipate che saranno diverse da quelle di prima. Già si capisce che le nuove potenze dissipate saranno inferiori a quelle di prima, perché le potenze si calcolano con R i quadrato, cioè queste formule qua, e le correnti I1 e I2 all'inizio saranno sicuramente maggiori, almeno insieme, I1 più I2, rispetto alla corrente I che passa nella serie. Cioè, in altre parole, questa corrente I che scorre nel parallelo è sicuramente maggiore della corrente I' che passa nella serie. Questo perché due resistenze in serie fanno una resistenza pari alla somma, che è sicuramente maggiore della resistenza equivalente del parallelo, resistenza equivalente che è sicuramente minore della minore delle due. In altre parole, date due resistenze, il parallelo abbassa la resistenza delle due, mentre invece la serie aumenta la resistenza delle due. E dunque, nel parallelo passa una corrente maggiore, I, rispetto a quella che passa nella serie, cioè I'. Quindi le due resistenze, essendo attraversate da una corrente minore, dissiperanno meno potenza di prima, in virtù di queste formule, dove appunto entra in gioco la corrente. Per calcolare queste due potenze dobbiamo calcolare quindi la corrente elettrica e lo facciamo dalla prima legge di Ohm applicata all'intera serie, quindi 220 volt diviso la somma delle due resistenze, che è anche questa formula qua, però le due resistenze ancora non le conosciamo e allora ce le calcoliamo sapendo che quando erano in parallelo dissipavano 1,10 kW e 2,00 kW. Infatti, la potenza si esprime anche delta V per I, oppure delta V alla seconda fratto R, che è quello che interessa, a noi perché abbiamo sia delta V ai capi di ciascuna resistenza, sono 220 volt, che le singole resistenze. Quindi calcoliamo prima P1, 220 volt al quadrato diviso R1, ricaviamo appunto R1, P1 la conosciamo. Formula inversa e troviamo 44 ohm. Stesso calcolo dall'altra potenza P2 che conosciamo, siccome è 220 volt al quadrato diviso R2, ricaviamo R2, formula inversa, 24,2 ohm. Queste sono le resistenze, la loro somma fa 68,2 ohm. La somma ci serviva qui per calcolare la nuova corrente che passa. 3,23 ampere. Ora, semplicemente applicando queste formule che abbiamo visto prima, calcoliamo le potenze dissipate in serie e quindi le singole resistenze per la corrente al quadrato e fanno questi valori. In totale la loro somma è 710 watt. Come dicevo prima, è logico, si conferma quello che immaginavamo, cioè che le nuove potenze sono minori delle precedenti, infatti prima era 1100 watt e 2000, perché le correnti sono meno intense a parità di resistenze. Infine, l'ultima domanda: dopo 5 ore, quanta energia elettrica hanno consumato le resistenze in serie? Ricordando che la potenza dissipata sono i joule al secondo, basterà moltiplicare per il numero di secondi, quindi 700 joule al secondo, 710 joule al secondo, per il numero di secondi è 5 ore per 3600 secondi, sono 12,8 megajoule, però non si utilizzano i joule molto spesso per esprimere l'energia elettrica consumata, ma i wattora, o meglio i kilowattora,
il calcolo è molto più semplice perché basta, formula è la stessa, basta utilizzare le ore anziché i secondi. Quindi 710 watt per 5 ore fa 3550 wattore, quindi 3,55 kilowattore, o meglio kilowattora. Questa è l'energia consumata in 5 ore.